Potrebbe essere pronta nelle prossime settimane la proposta al Consiglio regionale del Piemonte per trasformare l'azienda ospedaliera di Alessandria in azienda universitaria ospedaliera. Spaccata in una tabaccheria di Torino con il furto di alcune slot machine, soldi e diversi pacchi di sigarette, 3 in tutto gli arresti da parte della polizia, con anche un minore. Tornano dal 14 marzo ad Alessandria i martedì di Quaresima con 3 appuntamenti dedicati alla vita collettiva. Protagoniste degli incontri saranno Cecilia Crescioli, Rosy Bindi e Margherita Cassano. Tanti gli appuntamenti anche quest'anno ad Alessandria per celebrare il mese di marzo dedicato alla donna. Tra le novità, un nuovo ufficio per la consulta alle pari opportunità. Ben ritrovati con la nostra informazione, come avete sentito quindi in apertura parliamo di sanità con la proposta che nelle prossime settimane approderà prima in commissione e poi in consiglio regionale del Piemonte di trasformare l'azienda ospedaliera di Alessandria in azienda universitaria ospedaliera. Una scelta che avrà sicuramente un grande impatto e che potrebbe cambiare la storia della sanità del territorio. De De Vinci. C'è soddisfazione nel mondo ospedaliero ad Alessandria per la notizia che entro brevissimo tempo l'azienda ospedaliera di Alessandria sarà promossa dalla Regione Piemonte ad un livello più importante, quello di azienda universitaria ospedaliera. Questa trasformazione porterebbe con sé molte conseguenze positive. Le indiscrezioni che la trasformazione stesse per essere effettuata sono state oggi confermate da una nota diffusa dal consigliere regionale del PD Domenico Ravetti, che ha scritto: «È una scelta di grande impatto, voterò a favore chiedendo alcune rassicurazioni anche per le altre realtà locali». Il consigliere Ravetti, che tra le sue competenze segue proprio da anni le vicende sanitarie regionali, nel comunicato scrive: «Sembrerebbe pronta per le prossime settimane la proposta del Consiglio regionale d'intesa con l'Università del Piemonte Orientale di modifica che consentirà all'azienda ospedaliera Sant'Antonio Biagio Cesare Arrigo di Alessandria, che comprende anche l'ospedale infantile Cesare Arrigo e la clinica per la riabilitazione Teresio Borsalino, con la qualifica giuridica di azienda ospedaliera universitaria. Si tratta indubbiamente di una scelta di grande impatto che può cambiare la storia delle nostre strutture ospedaliere e che ha l'ambizione di porre come obiettivi lo sviluppo di un ambiente culturale favorevole alle attività di ricerca, la realizzazione dell'effettiva integrazione tra le attività scientifiche e le attività didattiche e assistenziali e anche il potenziamento delle infrastrutture della ricerca e senza dubbio l'innalzamento della qualità della clinica interna. Passiamo ora alla cronaca. Arrestate dalla polizia di Torino 3 persone, un 25enne, un 20enne e anche un minorenne, per furto aggravato in concorso dopo la rapina di una tabaccheria di Corso Cincinnato. Il fatto era stato segnalato in piena notte, poco dopo che il trio aveva rapinato il locale di alcune slot machine, macchinette cambiasoldi e sigarette. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, i giovani hanno tentato la fuga scappando a bordo di un furgone con il quale avevano raggiunto la tabaccheria, anch'esso provento di un furto. Ma la corsa si è interrotta poco dopo aver danneggiato la porta a finestra di uno stabile. Due di loro hanno cercato di nascondersi dietro ad alcuni bidoni dell'immondizia, ma senza successo. I tre sono stati inoltre denunciati in stato di libertà per ricettazione e danneggiamento. E sempre a Torino era entrato in un supermercato di Via Barbera nel quartiere Mirafiori e dopo aver minacciato la cassiera, come potete vedere anche nel video, con un coltello, aveva rubato 530 euro per poi fuggire. Responsabile di questo episodio accaduto lo scorso 24 dicembre è un uomo di 52 anni sottoposto
a fermo della polizia per il reato di rapina. Gli agenti hanno inoltre sequestrato alcuni indumenti trovati durante una perquisizione nel suo appartamento che risulterebbero compatibili con quelli indossati dall'uomo durante il furto. E adesso invece passiamo alla politica. È stato un consiglio comunale di fuoco quello che si è svolto ad Ovada dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Uno dei punti principali discussi è stato quello relativo al futuro del polisportivo Geirino. In merito alla questione, la battaglia si è accesa anche nella minoranza ed ha portato il consigliere Priolo a lasciare il gruppo Ovada Viva. Sentiamo Fabrizio Mattana. Il bilancio di previsione, il documento unico di programmazione 23-25, le interpellanze e le interrogazioni sul destino del polisportivo Gerino sono stati i punti principali di una seduta a fiume del Consiglio Comunale di Ovada. La questione Gerino e del relativo iter che porterà a breve alla cessione della piscina a Palazzo Delfino è stata campo di battaglia fra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della minoranza stessa, con i consiglieri Cassulo, Boccaccio, Forno che avevano presentato un'interpellanza sulla mancata revoca da parte della Giunta della convenzione con la Servizi Sportivi per la gestione dell'impianto comunale, scelta non condivisa dal consigliere Priolo, che a sorpresa ha lasciato il gruppo. In ballo cifre non chiare e difformi sui bilanci. Ci sarebbe una differenza di circa 700.000 euro fra i dati in mano alla maggioranza e quelli in mano all'opposizione. Nessuno mi ha informato sull'interpellanza depositata, ha spiegato Priolo, ed io stasera arrivo in consiglio senza un'informazione precisa sui bilanci. Inoltre penso che le minoranze, specie in certe questioni, non debbono fare ostruzionismo, ma essere responsabili di fronte ad una struttura fondamentale per la città che è a rischio chiusura. Il consigliere Priolo ha comunque sottolineato che non passerà con la maggioranza, ma voterà ogni provvedimento secondo le sue convinzioni per il bene della città. Sorpreso per le divergenze di vedute, il capogruppo di Ovada Viva, Pier Sandro Cassulo, convinto che la scelta del collega di fronte a cifre confuse possa causare un danno erariale notevole per la città. Anche il consigliere Lanzoni, che sull'argomento aveva presentato un'interrogazione al sindaco, non è rimasto soddisfatto della risposta. Il punto centrale del Consiglio è stato invece l'approvazione del bilancio di previsione, un bilancio che non aumenta le tasse per i cittadini, ma si rivolge altresì con forza al mondo del sociale. Un bilancio molto previdente che ha mantenuto con coerenza tutti i servizi e che premia tanti sforzi fatti dall'amministrazione comunale. Uno sforzo ciclonico e un miracolo laico, l'ha definito il consigliere Federico Fornaro. Il bilancio di previsione è stato approvato con i voti della maggioranza. Spazzola la cultura, tornano dal 14 marzo i tradizionali momenti di approfondimento e riflessione promossi dalla diocesi di Alessandria insieme al Centro di Cultura dell'Università Cattolica e al gruppo locale del MEIC, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. Tre saranno gli ambiti della vita collettiva, oggetto delle testimonianze: civile e sociale con Cecilia Crescioli, politico e istituzionale con Rosi Bindi e professionale con Margherita Cassano. L'idea di base, spiega Renato Balduzzi, presidente del Centro di Cultura, è quella di non limitarci a chiedere ai relatori e alle relatrici il solo approfondimento culturale o scientifico di un tema, ma di intrecciare con questo la loro vita e dunque la loro relazionalità, il loro essere, la loro fede, le loro scelte quotidiane. Gli incontri si terranno ad Alessandria presso l'auditorium della parrocchia di San Baudolino in via Bonardi 13 con inizio alle ore 21. Conferenza stampa questa mattina di Marzo Donna 2023 a Palazzo Rosso, sempre ad Alessandria. Al tavolo dei relatori le rappresentanti delle Neoconsulta Comunale per le Pari Opportunità, Vincenza Palermo, Mimma Caligaris e Ivana Tripodi, rispettivamente presidente, vicepresidente e segretaria di un organo che conta 50 consultrici e mette al centro non solo la lotta alla violenza delle donne, ma anche contro ogni forma di discriminazione. Alessandra Della Cà. Nella carica nuova di presidente, in realtà Vincenza Palermo c'è da sempre in Consulta Pari Opportunità, un calendario veramente ben strutturato, ben articolato, oltre 30 gli appuntamenti che sono già partiti e che proseguiranno fino ai primi di aprile.
Sì, in effetti la consulta si è organizzata dal 31 gennaio, è stata istituzionalizzata e quindi avevamo molto poco tempo per poter fare tutto. In realtà dobbiamo ringraziare molto le consultrici che hanno veramente collaborato a dare possibilità al Marzo Donna di avere almeno 35 eventi, sono veramente tanti, e inoltre oltre a questi 35 eventi c'è un calendario aggiuntivo da parte del Cristo, che ha fatto anche lui un altro calendario aggiuntivo che in effetti vorremmo poi avere la possibilità di esplicitare, perché in effetti sono tantissime manifestazioni anche al Cristo. La cosa più bella è che Marzo Donna è iniziata 20 anni fa in Alessandria ed è stata una idea della consulta Paro Opportunità dell'epoca, e quindi siamo contenti di poter continuare con questa iniziativa, perché consente alle donne di spaziare, far vedere come siamo presenti in qualsiasi ambito, dall'ambito scientifico a quello culturale, a quello del lavoro, a quello dell'arte, a quello della moda. Quest'anno avremo anche un'iniziativa sull'haute couture in Alessandria con stiliste e fotografe alessandrine, quindi le donne ci sono e ci saranno sempre anche nel prosieguo. Se pensiamo che il PIL è stato detto che il PIL si potrebbe aumentare solo se ci fosse un aumento delle donne impiegate nell'ambito del lavoro, capite quante sono importanti le donne nella società moderna. Tra le novità annunciate in conferenza stampa, la destinazione da parte del sindaco Giorgio Abbonante di un ufficio dedicato alla consulta comunale per le pari opportunità. In questo modo, chi pensa ad avere problematiche di genere avrà un luogo fisico dove incontrare chi potrà ascoltarlo. Lei è consigliera delegata dal sindaco per i rapporti con la consulta alle pari opportunità. Un bel carnet fra le sue mani, tanti gli appuntamenti, appuntamenti che, lo ricordiamo sempre, devono essere da volano per l'anno intero. Certo, sono tantissimi appuntamenti, questo fa molto piacere, è motivo d'orgoglio. Mi fa molto piacere anche aver ricevuto questa delega dal sindaco e sono onorata di poter fare da collante così fra il comune, l'amministrazione e tutte le rappresentanti delle associazioni e delle varie realtà alessandrine che si impegnano tutto l'anno. Certo, questo momento, questo mese così intenso, pieno di eventi, che poi dura anche più di un mese, serve a portare all'attenzione per tutto l'anno dei temi molto importanti che riguardano la parità di genere, quindi sono veramente molto contenta e vi ringrazio. Rimaniamo sempre ad Alessandria, ma ci spostiamo al quartiere Cristo, che è particolarmente attivo grazie alla capacità propulsiva dell'associazione Commercianti, uno dei presidenti storici che ha segnato il cambio di passo nell'associazione è il farmacista Roberto Mutti. Noi lo abbiamo incontrato, come vedrete, perché anche nel ruolo di consigliere è molto attivo e affezionato al quartiere. Tra i progetti a cui tiene di più c'è quello del rilancio del centro DEA. De Vinci. Ci troviamo al centro DEA. Lei, che è stato presidente dell'Associazione delle Attività Commerciali del Cristo e che comunque è consigliere da tanti anni, sa com'è la storia del centro DEA, di cosa ci sarebbe bisogno. Allora, praticamente questo centro DEA era vivissimo. Poi non si sa per qual motivo, probabilmente sicuramente economici, è decaduto in maniera proprio inaspettata. Come potete vedere alle mie spalle ci sono tanti negozi sfitti, cosa che va in controtendenza a quello che è la quantità di popolazione che c'è qua in questa zona qua. Pensate che in questa zona è la zona più popolosa di Alessandria, in quanto ci sono 6.500 abitanti, e vedere questi negozi sfitti, come vedete alle mie spalle, scusate se giro le spalle alla telecamera, è un vero peccato, perché qualcuno che avesse voglia di installare la propria attività potrebbe essere un'occasione. Qualche negozio c'è e insomma con coraggio portano avanti la loro attività, però ce ne sono anche tanti sfitti, guardate anche le vostre spalle, ci giriamo dopo, eccetera eccetera. Nel frattempo volevo farvi vedere la densità abitativa dei palazzi che ci sono qua. Questo è un vero centro commerciale, quindi sì. A parte il singolo negozio può esserci anche una politica di diversi, che so io, imprenditori che si mettono insieme per aprire contemporaneamente, perché l'unità fa la forza, no? Ma come in Corso Acqui, del resto, come in Corso Acqui. E anche qui c'è la grossa comodità del parcheggio.
che spesso e volentieri è quello che limita un po' il negozio, perché la gente, come i bambini quando vanno a scuola, i genitori vorrebbero entrare addirittura in classe, no? Tanto per fare un esempio banale. E qui la stessa cosa, più l'attività è comoda per essere raggiunta in macchina e più l'attività va, logicamente. E quello che è stupefacente è che non c'è un cartello affittasi nelle case e c'è un cartello affittasi in un centro che potrebbe essere sfruttato al meglio. È il punto in cui c'è più densità abitativa ad Alessandria. Diciamo che in qualche modo il centro Dea può essere rilanciato, perché come sta avvenendo il rilancio per tutto il quartiere, anche questo centro commerciale potrebbe riprendere vita. Come dici giustamente tu, ha un potenziale enorme questa cosa qua. Come ho detto stamattina, però ci vogliono gli imprenditori che abbiano il coraggio di venire a investire qua. È un novese ad aver battuto il record per il numero di pose da Superman con la propria moto insieme ai Riot Riders. Conosciamolo insieme. In collegamento Skype con Alessio Ponta, nuovo Guinness World Record dell'edizione 2023 della trasmissione di Canale 5 per aver eseguito 19 pose da Superman con la moto. Allora, come ci si sente ad essere il nuovo record, ma soprattutto in che cosa consisteva la prova? Ciao a tutti, allora sì, praticamente siamo stati contattati da Mediaset perché ci siamo stati visti all'EICMA, al Salone della Moto di Milano, e appunto ci hanno proposto di partecipare a questo record, perché era un record che era già esistente di un gruppo di ragazzi inglesi, che consisteva appunto nel fare il maggior numero in un minuto di salti con questa figura che si chiama Superman Double Grab, che consiste nel mollare la moto, appendersi con tutte e due le mani sotto la sella della moto per aria e distendersi dietro la moto per poi ritornare sulla moto prima di atterrare. Il vincolo era che non si poteva essere due piloti in aria contemporaneamente, quindi dovevamo aspettare che il primo pilota avesse toccato l'atterraggio per uscire fuori dalla rampa. E siamo riusciti a battere il record, perché era 14 salti in un minuto e noi siamo riusciti a portarlo a 19. Ecco, quali sono state le difficoltà? Perché si sa, un conto è farlo a casa, nella propria comfort zone, invece quando si è davanti a una telecamera e davanti a tutta Italia soprattutto, la cosa un po' cambia. Ma devo dirti la verità, non è che siamo abituati, però fondamentalmente quando sei in moto noi pensiamo a fare il nostro, nel senso, quindi non si sente tanto la pressione per l'essere guardati o meno. E il più è proprio un discorso di concentrazione, perché normalmente freestyle motocross, vabbè, noi facciamo eventi, manifestazioni sportive che sono più diciamo demo, e quindi spettacoli, dimostrazioni dove non conta tanto il tempo, ma essere concentrati nell'eseguire le figure. Ecco, siamo in conclusione. Ora che sì, Non ha la sua moto, ce la fa una pose da Superman? È un po' difficile. Comunque bisogna mollare il manubrio, andare a afferrare la sella, si prende la sella con tutte e due le mani e ci si stende dalla parte dietro della moto. È più facile, faccio prima a farvelo vedere sulla moto che fuori. Vabbè, esattamente, grazie mille. Ci mancherebbe, grazie a voi. Siamo giunti adesso allo sport, la strada è sicuramente di tutti, questo è il titolo di una serie di incontri promossi dall'associazione Riprenditi Alessandria, dalla fondazione Michele Scarponi, in ricordo del campione di ciclismo deceduto nel 2017 in un incidente stradale. Lo scopo del progetto è appunto l'educazione stradale, ma ve ne parlerà Fabrizio Mattana tra poco con la sua pagina sportiva. Mi raccomando, state ancora con noi, perché dopo il nostro telegiornale ci sarà anche le previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi e alle prossime edizioni. Arrivederci, una buona serata.